Il 2020 è stato assolutamente un anno complicato e difficile. Mi sono trovata ad avere più di 30 concerti già confermati, sessioni in studio, un sacco di progetti veramente che avrei dovuto realizzare in quell'anno. E ovviamente purtroppo il mondo aveva altri piani per il 2020. Quindi come tanti altri amici e colleghi musicisti mi sono un po' ritrovata nel panico. C'era bisogno di reinventarsi in qualche modo, trovare qualche modo per rimanere in contatto con gli ascoltatori. Ovviamente il metodo più immediato era quello di continuare a buttare fuori qualcosa di musicalmente interessante, che potessero essere dei video, delle cover. Ovviamente ho subito pensato a aprire un canale YouTube e iniziare a produrre qualcosa che mi potesse far sentire vicina ai miei ascoltatori. In realtà non è stato così semplice all'inizio perché ovviamente non avendo mai fatto questo tipo di attività mi sono ritrovata senza le competenze e senza l'attrezzatura, perché comunque sì, diciamo che un'infarinatura di base chiunque faccia musica nella sua vita ce l'ha, perché comunque sia ti serve per scrivere pezzi, per arrangiare, per registrare demo e quant'altro, però da qui a produrre un qualcosa di qualità buona da essere pubblicato pubblicato, ne passa lì a questo dei ponti. All'inizio ho cercato di fare con quello che avevo solo un microfono, una scheda audio esterna, ma ovviamente se vanno benissimo per registrare dei demo e quant'altro, nel momento in cui si sale un po' di qualità, bisogna imparare a usare decentemente sia hardware che software. Ho iniziato quindi, insomma, a ristrutturare, tra virgolette, il mio piccolo studio di casa, che fino a quel momento era abbastanza scarno, quindi ho preso un nuovo microfono, una scheda audio e anche un PC sicuramente più performante, perché quando inizi a lanciare 40-60 tracce in real time con plugin annessi, ci vuole un processore molto performante per supportare questo tipo di registrazioni. Oltre alla parte prettamente audio, che è stata quella che ho cercato un po' di sistemare per prima, ho cercato anche di imparare con tanta difficoltà qualcosa sul video edit, in modo da poter accompagnare le mie canzoni con dei video che potessero essere quantomeno godibili nonostante fossero registrati ovviamente in casa. Quindi anche lì ho iniziato a dotarmi di fondali, luci e quant'altro, una buona videocamera, in modo da riuscire ad avere un'immagine di qualità. Ma oltre all'immagine di qualità, bisogna anche saperla editare, ma soprattutto avere sempre, anche in questo caso, un'ottima macchina su cui lavorare, perché quando vai a montare insieme contemporaneamente video in Full HD o in 4K, magari 5-6 video in sincrono, da montare, da alternare le scene oppure da fare uno split screen, insomma, inizia a richiedere una notevole potenza.
Oltre quindi alla strumentazione necessaria per l'home recording e anche per la produzione di video, fondamentale sicuramente lavorare su un computer performante che abbia un processore ad elevate prestazioni in grado di sostenere e far girare adeguatamente i programmi che uso. In uno dei prossimi video, quindi, vedrete il risultato di questa sessione che abbiamo appena fatto insieme, sia di audio recording che di video edit shooting. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e premere sulla campanella. Ciao!